Michele 5. Michele 5. Allora, la vostra conferenza, diciamolo subito, è stata una di quelle più seguite e affollate. Hanno scelto tutti questo argomento, forse perché si sono riconosciuti in questa donna, forse perché il momento, tutto un aspetto tuo logico, giornalista, da maestro giornalista, come lo inquadriamo? Allora, il fatto che molti ragazzi giovani, qui il pubblico sono più che altro studenti delle scuole superiori, abbiano scelto di partecipare a una conferenza sulla criminalità organizzata mi rincuora, perché vuol dire che nelle nuove generazioni c'è un interesse verso questo fenomeno e l'interesse, quindi la consapevolezza, sono il primo strumento di contrasto alla criminalità organizzata. Sicuramente questa storia aiuta moltissimo a catturare l'attenzione degli studenti, perché è una storia che parla di due ragazzi della loro età fondamentalmente. Uno che diventa vittima della camorra una sera in discoteca, quindi in un ambiente che i ragazzi giovani conoscono e frequentano spesso, e anche giustamente, questo è sempre bene chiarirlo. L'altra, la sorella, doppiamente vittima, perché essendo stato ucciso il fratello anche lei è entrata nelle maglie della criminalità organizzata, arrivando poi a subirne quelle che sono tutte le conseguenze, quindi il carcere, l'allontanamento dalla figlia e quant'altro. Quindi questo viaggio quasi odisseo che poi sfocia in un fatto positivo, questo è intanto noi non vogliamo che ci siano dei momenti, adesso è l'onda di questa situazione, qualche annetto fa invece si parlava ancora di altri argomenti che poi come se fossero obliterati, e li vorremmo tutti sulla cresta dell'onda, dalla legalità alla educazione sessuale ai comportamenti. Purtroppo le scuole non permettono questo, in quanto i programmi stralciati, ridotti, compattati, orientati verso un esito immediato, non permettono che un docente si occupi anche della personalità del ragazzo, si occupi di dargli, che so, una istruzione sessuale, un minimo di educazione sessuale. Ecco perché ci piacciono queste onde, decreteranno sicuramente, hanno già decretato il successo del vostro libro, però che sia un argomento sempre di moda e non di moda solo per qualche periodo. Sono d'accordo, in questo la scuola deve e può svolgere questa funzione educativa importante, che va oltre la mera istruzione, diciamo. Sicuramente, ecco, secondo me ampliare le possibilità di scelta degli insegnanti può essere un modo per incentivare questo tipo di incontri. Talvolta anche gli insegnanti probabilmente devono un po' allargare i propri orizzonti rispetto a quello che è il programma canonico della materia che insegnano. Che è sempre più difficile, perché compressi tra orario, stipendi, produzione culturale in un certo modo. Assolutamente sì, credo che la passione e anche il senso civico di formare dei nuovi cittadini consapevoli possano essere il motore giusto anche per l'insegnante più compresso dai vari problemi. Sì, sì. Ma appunto a questo è quello che volevo sentirti dire. Sei un maestro di giornalismo e sai leggere a 360 gradi. Se ti dico che fortunatamente questa generazione e la precedente è meno avvezza al fumo di sigarette, al consumo proprio, perché nelle scuole 10 anni fa e 15 anni fa c'erano appesi, ti ricordi, quei polmoni flosci e malati del fumatore, quindi queste generazioni fumano un po' meno, però quella campagna è un po' scomparsa, sostituita da qualche altra, sempre impellente, sempre di moda. E quindi in questa tua visione, dacci una mano a far sì, attraverso i tuoi mezzi di comunicazione, che rimanga tutto sulla cresta dell'onda, tutto questo materiale sulla brace deve continuamente ardere, altrimenti ci perdiamo l'indirizzo. Assolutamente, secondo me quello che può funzionare è insegnare a scuola ai ragazzi un metodo per informarsi,
perché una volta che uno ha un metodo giusto per informarsi, poi può informarsi sulla salute, sull'educazione sessuale, sulla criminalità organizzata, sul terrorismo internazionale, su tutti quelli che sono gli argomenti che caratterizzano la nostra vita quotidiana e la nostra attualità. Quindi la scuola deve insegnare, secondo me, il metodo di informarsi. Ricordi, una volta le scuole erano abbonate a qualche giornale, no? Prima che venissero fuori queste campagne della Prima Repubblica, i finanziamenti e altre cose. Adesso le scuole non comprano più i giornali, in classe non gira più qualsiasi giornale, di destra, di sinistra o di centro, basta che almeno lo sfoglino per rendere... Se no, adesso c'è internet, ma internet è una grande edicola e certo una mente che ancora non ha acquisito una posizione critica va a sfogliare le pagine più perverse della edicola. Va. Assolutamente, però anche in questo la scuola può svolgere una funzione importante. I giovani oggi si informano esclusivamente tramite social network, quindi tramite link di fatto articoli che la testata decide di proporre, e si è persa invece la volontà dell'utente di ricercare le notizie, cosa che invece internet permette. Ecco, forse la scuola può insegnare anche tramite il giornalismo online a non essere informati in maniera passiva tramite social network, quindi ricevendo e basta qualcosa di preconfezionato, ma andandoselo a cercare, e questo magari può essere uno strumento importante. Intanto sappiamo che sei stato tra i primi ad accettare questa partecipazione a Massa Lubrense, c'è un amore particolare, ti piace Book Sofia o ti piace il territorio? Allora, devo dire che ho partecipato già l'anno scorso a Book Sofia ed era stata un'esperienza che mi aveva colpito moltissimo, perché il confronto con gli studenti è sempre qualcosa che mi piace moltissimo. Io, se potessi, girerei tutti i giorni una scuola diversa raccontando queste storie, proprio per poter aiutare nel mio piccolo a creare dei cittadini migliori un domani. Le coscienze critiche. Devo dire che ho anche un legame affettivo con il territorio, visto che conosco benissimo la penisola sorrentina, in quanto ci venivo in vacanza da ragazzo con la famiglia, e quindi ecco, tornare in questi territori mi fa ritornare anche un po' adolescente. Indubbiamente sei un personaggio non facilmente dimenticabile, perché il cognome già stesso ci porta nella Massa Lubrense, Angioina, Aragonese, insomma in cose assolutamente storiche, del piacere. Sì, e questa è un'eredità che sento sulle spalle e che cerco di in qualche modo, come dire, ottemperare nel modo migliore. Ti accadderai con noi ancora un po'? In realtà purtroppo no, perché devo rientrare a Milano. Quindi adesso è il tempo di riuscire a salutare tutte le persone che mi sono venute a salutare. Leggeremo su qualche testata le tue impressioni. Volentieri. Portalo in alto questo festival, perché veramente, come hai avuto modo di sottolineare, è un po' un unico nel panorama. Abbiamo dei festival della filosofia, la scuola eleatica, Adelea, d'estate ci si diletta in un certo modo, abbiamo Rimini, abbiamo Ferrara, abbiamo altre occasioni, ma sono un po' forse più politicizzate. Assolutamente, qui diciamo gli studenti sono veramente i protagonisti, e soprattutto si intende la cultura a 360 gradi. Ho sentito questa mattina, quando veniva promosso il programma della giornata, incontri che svariano da su qualsiasi tipo di argomento. Dall'archeologia alla area marina protetta, quindi ambiente, ecologia, architettura del paesaggio. E quindi questo, ecco, vuol dire anche poter offrire agli studenti una panoramica a 360 gradi. Non solo ci complimentiamo per la relazione che abbiamo seguito a Sprazzi, ma ti ringraziamo di esserti attardato anche con i ragazzi del Salvemini dopo la... hai dato libertà alle loro domande, li hai indicati e consigliati. È solo un piacere. Ti ringrazio e ti faccio i miei auguri. A presto.